Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, da una TIC 1000, e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di TIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza: sul rischio, i CFT sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo evento presentato da me, Giuseppe Cericola, e come sempre il mitico Tony Cioli Puviani. Allora, vedo che stanno entrando un po' di persone. Io ne approfitto, come di consueto, il venerdì per una piccola presentazione del broker che rappresento. TIC 1000, broker regolamentato FCA UK. Fondi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. È un broker non dealing desk, quindi significa che il 100% delle posizioni che i clienti aprono sul broker TIC 1000 vengono inviate automaticamente ai liquidity provider senza intervento da parte del broker. La velocità è garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo e la velocità media è di 0,1 secondo. Non ci sono requote, quindi non ci sono limitazioni sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come lo scalping e l'arbitraggio. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è la mappa dei nostri server sparsi per il globo, quelli più importanti di Londra, Nord Virginia e Tokyo, e il resto di backup. Potete confrontare gli spread e le commissioni di TIC 1000 con gli altri competitor dal sito esterno, un provider esterno che si chiama MyFXBook, e potete notare come quasi sempre gli spread di TIC 1000 comprensive di commissioni siano tra le più basse del settore. Grazie a tutte queste caratteristiche, per 2 anni di fila TIC 1000 è stata premiata come miglior broker per esecuzione ordini. Ok, allora io direi di andare sulla piattaforma, vedere un po' come si stanno muovendo i mercati dopo l'uscita dei non farm payroll. Allora, Tony, da dove vogliamo partire? C'è una panoramica magari sugli indici americani? Ma oggi traiamo un po' le conclusioni di questa settimana, vediamo cosa poter fare, vediamo un po' quello che sta succedendo. Non fa payroll, possiamo partire da non fa payroll, sappiamo che il dato della sostanzialmente chiamato dell'occupazione americana si chiama non fa payroll, che viene tradotto in italiano. Gli stipendi, payroll sarebbero gli stipendi, le buste paga dei lavoratori no farm. No farm vuol dire non agricoli. Non agricoli perché questo dato, che magari esiste da tanto tempo, tiene conto del livello occupazionale che ha gli Stati Uniti d'America, però esclude i contadini, i lavoratori della terra, gli addetti all'agricoltura, perché depurando questi personaggi qui, diciamo i contadini, senza è molto più facile avere una rappresentazione oggettiva di come va l'economia americana, perché gli agricoltori sono per antonomasia anticiclici, cioè bene o male i lavoratori dell'agricoltura in ogni caso sono sempre occupati perché la gente deve mangiare, e per di più con le ampie economie di scala e i grandi vantaggi che si hanno grazie all'incremento della tecnologia sulla lavorazione della terra, è una diminuzione drastica dei lavoratori che c'è stata dei terreni negli ultimi 30 anni, non corrisponde effettivamente a una crisi dell'agricoltura, a una crisi della produzione americana, ma è solo una questione di tecnologia. E
È proprio per questo che ci sono questo dato, che è il più famoso, una volta era ancora più famoso, sulle buste paga, è importantissimo perché misura lo stato dell'economia. L'occupazione, sapete benissimo, che crea appunto lavoro, più occupati ci sono, più gente prende lo stipendio, più spende, più la domanda aggregata cresce e quindi i consumi crescono e conseguentemente il PIL, il prodotto interno lordo, ha più probabilità di salire. Un bel dato sul no farm payroll dei lavoratori non agricoli sta a significare che il lavoro c'è per tutti e infatti insieme a questo tipo di lavoro viene anche rilasciato sempre alle 2:30 del primo venerdì del mese anche il dato sulla disoccupazione. Che conosciamo, non voglio tediarvi, ma oggi mi sembra sia stato leggermente peggiore del solito perché eravamo sul 3,5-3,6, mi sembra sia stato 3,7, insomma, comunque è un livello di disoccupazione bassissimo, quasi fisiologico, una volta era considerato 4% la disoccupazione fisiologica. Pensate che in Italia lo stesso dato, siamo al 10%, 9,9%, e credo che l'Italia sia una delle peggiori al mondo, sicuramente d'Europa, ecco, per darvi questa situazione. Ma quello che importa a voi è che questo dato qui, a mio avviso, ha sempre progressivamente visto un'importanza più modesta perché ormai le borse si muovono in funzione alla liquidità, ad esempio, che c'è in giro nel mondo. I mercati scontano, magari, che la liquidità continuerà a persistere o essere incrementata. Quindi, ogni dato bello, brutto, lavoratori, coronavirus, guerre, non guerre, PIL, eccetera, tendenzialmente in questi giorni caotici, che secondo me sono giorni caotici di fine gennaio, di gennaio, prima settimana di febbraio, hanno un'importanza modesta. Tant'è vero che questo dato che ha visto 225.000, tiro il caso che l'ho letto velocemente, lavoratori in più anziché i 180 circa, adesso non so, non mi ricordo bene, comunque un discreto incremento dei lavoratori in busta paga, che hanno la busta paga, questo dato lo sta procurando effetti positivi. Perché? Perché la borsa ultimamente è una presa in giro, cioè effettivamente se c'è l'occasione di stornare perché effettivamente nel mondo succedono delle cose strane. Dopo un'ora si prende a salire e oggi invece che abbiamo una considerazione tutto sommato positiva dell'economia perché dato della disoccupazione eccellente, sempre a livello di quello che vuole la Fed, e nuovi lavoratori in più di per 220.000, abbiamo invece che le borse un po' tentennano e questo lo vediamo dal Nasdaq 100 che in questo momento vale 9.400 punti e perde lo 0,53, ma al momento dell'uscita del dato alle 2:30 ha superato addirittura i 9,250, 9,255, ve lo dico esattamente perché abbiamo tutti i dati, ha superato, ve lo dico, 9,254,25 e quindi il dato è stato accolto positivamente. Abbiamo lo Standard & Poor's 9,329 che perde addirittura mezzo punto percentuale, che quando l'America perde mezzo punto percentuale è quasi un avvento. E circa così fanno anche tutte le borse mondiali, compreso, ve lo dico esattamente, compreso, vediamo, adesso ho tutti i dati qui a portata di mano, compreso il Dow Jones che addirittura perde lo 0,64, per finire le nostre borse europee, che abbiamo un DAX meno 0,7, l'Olanda meno 0,7, Parigi meno 0,5. Per finire l'Italia, che sembrava essere un pochino più resistente, ma l'Italia è molto strana, va a scatti, che adesso perde lo 0,4 e quindi si trova sui minimi di seduta. E questo è il riassunto di questo periodo strano dove i movimenti di borsa sono dettati più apparentemente almeno dalla casualità
che dà degli elementi oggettivi di fatto. Quindi c'è un sacco di liquidità da impiegare, questa liquidità poi viene impiegata, il mercato enfatizza certi movimenti o arriva prima e poi magari in un momento in cui magari si spererebbe o si dovrebbe pensare alla prosecuzione del rialzo, come oggi, in una giornata tutto sommato, anche stamattina abbiamo visto gli indici sui massimi storici alle 8, alle 9 del mattino, anche alle 10 avevamo 9,270 come massimo, ad esempio in Nasdaq 100, abbiamo visto lo Standard & Poor's, ve lo dico esattamente, abbiamo visto addirittura uno Standard & Poor's nella nottata a 3,350, ecco abbiamo invece in questo momento lo Standard & Poor's a 3,329 e Nasdaq una sessantina, anche 65 punti in meno dei valori massimi stamattina. E questo, ripeto, è un qualche cosa che va esaminato. Cosa volete che vi dica? Banalità non mi piace dirlo. Banalità non me le dico. E provo a dare delle interpretazioni. Anche lo stesso FTSE MIB, ovviamente ieri è arrivato, parliamo del FTSE MIB, a ridosso del massimo, che gli mancano infraday veramente qualche punto, comunque è arrivato esattamente sul massimo del 7 maggio del 2018, che era 24.520 punti circa, e oggi e ieri è arrivato a 20, uguale a 24.500 punti, per cui si configura dal punto di vista tecnico una figura su cui credo abbastanza, è ovvio che non garantisce niente, di un doppio massimo quasi clamoroso, perché quando il massimo te lo tocca esattamente a quel punto lì, nella distanza di 2 anni, e poi dovesse scendere a quel punto, dal punto di vista grafico, segnerebbe un rifiuto da parte degli investitori della quota e quindi potrebbe bloccare ulteriori crescite. È ovvio che dico queste parole perché ormai le ho imparate, forza di parlare di borsa. Io credo ovviamente che un po' vuole dire, perché la figura del doppio massimo è vista da tutti, insomma quasi da tutti gli operatori, però è anche ovvio che se poi gli americani dovessero continuare a pompare insieme ai tedeschi, eccetera, eccetera, poi sta storia del doppio massimo conta niente, perché si va su ulteriormente, indipendentemente da tutto, perché i mercati poi alla fine del palo sono tutti legati tra di loro. E questa è un po' la situazione, per cui dato bello era anche quello dell'altro ieri dell'ADP, che è una sorta di non far payroll fatto da un altro istituto, poco ha importanza. Dati americani sostanzialmente belli, anche quelli delle trimestrali, quasi tutti, escluso mi sembra Google, che abbia avuto un po' qualche cedimento, più altre, qualche banca, insomma sostanzialmente belli, e le borse hanno continuato snobbando quello che ci eravamo detto lunedì, io mi ricordo bene la puntata, mi ricordo che cominciai addirittura a piazzare un long, perché un long, uno short, un long, uno short, perché effettivamente si poteva percepire che già si potesse snobbare. Poi ovviamente io mi ricordo che eravamo a 23.200 di FIB e adesso siamo a 24.400, per cui 100 punti in più, 1200 punti in più, ma ieri abbiamo visto 24,5, per cui insomma veramente un rally importante. Il DAX addirittura aveva fatto 12,880, è arrivato a 12,5, e il Nasdaq 100 importante aveva fatto nell'apertura di domenica mattina, di domenica notte, scusate, 8,973. E siamo arrivati quasi al livello di 9,470, per cui un rally di 500 punti, che è veramente tanta roba. Stesso discorso con un po' più di calma di Standard & Poor's, Dow Jones, Standard & Poor's addirittura è arrivata a 3,350. Questo è il quadro. Uno, che dire, insomma, dire che questi mercati evidentemente sono nati per sorprendere, sorprendono. Ovviamente non state a ascoltare quelli che sapevano, che l'avevano detto, bisogna vedere quello che uno scrive o dice prima, poi dopo quello che fanno finta di far sapere, se uno si espone chiaramente prima,
si può verificare se effettivamente l'aveva detto. Io più o meno leggo tutto, sono sempre attento perché faccio solo questo, e non si esprimeva nessuno, escluso il sottoscritto, che ha parzialmente, anzi ha decisamente sbagliato la view, tant'è vero che io lunedì scorso ho fatto un articolo dove però dicevo pazientiamo, sostanzialmente il succo del discorso era pazientiamo un altro 2%, perché dicevo al 6% dai massimi cominciamo a entrare, perché ormai questo mercato di liquidità, eccetera, 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 pazientiamo un altro 2% per cominciare a entrare gradatamente. Questo era un po' il mio piano, perché anche a me mi hanno convinto di questa liquidità. Invece, insomma, oltre quella partenza un po' così e così dell'America e i primi minuti della mattina, effettivamente poi è volato tutto fino ad arrivare ai nuovi record storici di tutto, compreso l'Italia, appunto, che ha visto dei prezzi a livello del 18, ma prima quello doppio massimo. Se non c'era quel giorno del 7 maggio del 18, bisogna tornare al vecchio 2009 per tornare a questi livelli, per cui è euforia pazzesca in una giornata dove Standard & Poor's, che è l'agenzia di rating, io faccio, scusate se sono pesante perché vi voglio, non so il livello a cui siete, per cui alcune cose qualcuno di voi le conoscerà molto bene, alcune invece magari le apprezzerà perché non le conosce. Comunque Standard & Poor's è un'agenzia di rating la più importante al mondo. Cosa sono le agenzie di rating? Sono delle agenzie fatte di professionisti che devono dare delle valutazioni con i voti a A, B, 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 B meno, B più, e questi voti sono importantissimi perché decidono il cosiddetto rating scritto, decidono il rating delle obbligazioni, ad esempio, di tutto il mondo. Per cui l'Italia, che ha un rating abbastanza basso, quando va in collocamento, è meno apprezzato, non so, di una Germania che è la tripla A, e conseguentemente anche il mercato si adatta ai voti, e quindi il Bund rende negativo e il BTP italiano rende circa l'1%, si crea questo spread. Ma a parte gli stati sovrani, evidentemente il rating è importantissimo per le aziende grosse che emettono obbligazioni, che evidentemente in base al voto che danno queste agenzie di rating vengono comperate a un prezzo più alto o più basso, perché in teoria almeno le agenzie di rating danno una valutazione che oggettivamente comporta il rischio. Perché ho tirato fuori Standard & Poor's? Perché Standard & Poor's stamattina ha deciso che il prodotto interno lordo cinese, secondo le loro valutazioni, crollerà, è una parola troppo forte, però sarà del 5%. Il 5% di fronte a un valore atteso del 6,3% è un'altra bella debacle. Chi segue un po' queste cose, voi vi ricorderete che, insomma, quando la Cina è scesa al 6,1, al 6,2, al 6,1 c'era un po' di preoccupazione, per cui anche questo è un dato molto negativo, si poteva immaginare per la Cina. La produzione industriale tedesca ha avuto un dato schifoso, proprio bruttissimo, stamattina tremendo. Il prodotto interno lordo, forse ne abbiamo parlato venerdì scorso, italiano, è addirittura negativo. E visto che ci sono questi fatti qui, può darsi, questo è da vedere, che se facciamo il primo trimestre del 2020 negativo, andiamo addirittura a recessione. L'America onestamente va bene, col prodotto interno lordo sempre sulle aspettative, trimestrale tutto sommato sempre in aspettative. Trump si è tolto dalle scatole i rivali, secondo me, io mi ricordo quello che dico, verso ottobre-settembre, influenzato anche da persone competenti, anche più di me, temevo che i rivali accreditati di Trump, come Elizabeth Warren, che è scomparsa, come Bernie Sanders, lo stesso Biden, potessero effettivamente accendere qualche preoccupazione in questi periodi qui che iniziano le primarie. Trump, io vedo le quote betfair.com, dove ci sono 13 milioni di gioco, 13 milioni di sterline, tra l'altro, per cui oltre 16 milioni di euro, la quota di Trump, che quando ha iniziato a fare questa osservazione era 2,5, cioè gli si attribuiva un 40%
di possibilità di vincere. Dopo l'elezione di Iowa è scesa a 1,67. Per cui danno, ve le traduco io, non sto a fare la lezione di betting, comunque di probabilità. Le probabilità, secondo il mercato delle scommesse, della vittoria di Trump balzano dal 40% di probabilità al 67% di probabilità. Trump evidentemente piace moltissimo alle borse per due motivi: perché se ne frega del debito pubblico, può darsi che abbia anche ragione, per cui lui spinge per l'economia, spinge per politiche fiscali espansive, cioè lo Stato spende un sacco di soldi per fare i muri, i ponti, il muro col Messico, e incentivare il petrolio, le infrastrutture, gli ospedali, insomma spende un sacco di soldi e in più si cerca di mantenere un livello di tassazione per le imprese e i cittadini molto basso. È quello che ha fatto Trump. Conseguentemente lui è bravissimo, sono tutti contenti, ma il debito pubblico è aumentato da 20 mila miliardi e siamo già oltre, forse sfioriamo i 23, adesso è un po' che non lo guardo, comunque oltre 22 sicuro, con dei disavanzi del 5%, perché dal momento che la gente paga meno tasse, lo Stato spende moltissimo in infrastrutture, spese militari, tutto quello che ha fatto, ovviamente il PIL va benissimo, le borse vanno benissimo, il debito pubblico si incrementa, però siamo in un sistema neodebitorio, dove del futuro io faccio fatica a parlare, perché non ho le mie preoccupazioni, però non mai dire mai in economia, e per cui abbiamo anche questa situazione con l'America che pompa indubbiamente e via così. Mi dicevano, leggevo da qualche parte anche, che la BCE sta cercando di capire quanto il quantitative easing, quanto i tassi negativi nella sua strategia siano importanti per l'economia, perché ci sono dei dubbi. Chi ha sentito Vision Forex stamattina, lo vado a vedere sulla mia bacheca, ho parlato un quarto d'ora un po' di quello che è l'effetto della liquidità immessa nell'economia reale teorica della BCE, e quindi abbiamo un po' dei dubbi sotto questa parte. Fatto sta che il trend è estremamente positivo. Io è già da un paio di settimane che evito di dire shortiamo, compreso, non so, alla squadra gialla martedì, addirittura ho dato un long mettendomi basso lo stesso webinar di lunedì, ho detto ma proviamo a comprare e a vendere, insomma, perché ogni volta che scende sale, quindi pur qualcuno chiamandomi mago non ho idea quale sia e quale potrebbe essere il giorno o quei due o tre giornate dello sciaccone, per cui lo attendono tutti. Sappiate già, ecco, qui sono mago, che il giorno che scenderà erano tutti short e mai erano short il giorno invece che saliva sempre, e quindi questa è la questione. Faccio appunto ovviamente tutto questo discorso per dirvi quali sono le mie cose, cioè non è che posso dire. Io sentivo anche qualcuno che diceva a me piacerebbe da morire dire finché non rompe 9,4 o finché non rompe 9,3 long e sotto i 9,3 short, come un po' fanno tutti. Io è bellissimo così, perché è come dire: se va giù shortiamo e se va su compriamo. In questa maniera qui un paio di volte ho dovuto anche litigare, perché con questo metodo qui è semplice, però magari io dico finché tiene 9,4 long e poi buca 9,4, va 9,360 e parlo del Nasdaq, dite quello che vi pare, poi rimbalza e allora uno, insomma, uno perde mai. Se dice a superamento di un livello state long, io non le faccio queste porcherie, perché essendo un cliccatore, se provo a stare sui livelli, insomma, poi li bucano e poi ritorna su e faccio il pugile, per cui preferisco dare un po' un'idea. Per cui un pochettino viene fuori, ecco, credo, da questa discussione, l'idea di incertezza e tirare la biglia per forza non ce l'ho. Oggi l'Italia
è strana. Chi opera sul FIB o guarda l'Italia è strana perché ha due velocità, in certi momenti è bellissimo, poi scende tutto, rimane bella, poi migliora un po' la roba e loro scendono e poi peggiorano un po' tutti e loro recuperano, si muove su questi 60-70 punti senza corpo. Anche ieri l'Italia è stata scandalosa perché si piantava lì delle mezz'ore senza contrattazioni. Con questa UniCredit che continuava a salire, l'UniCredit saluta le trimestrali molto positive come è stata la trimestrale Banca Intesa, ma che le trimestrali fossero positive si poteva intuire, perché sono sempre positive queste di queste due banche qui, almeno ultimamente, B, perché con la grande rivalutazione anche che ha avuto il BTP. In qualche modo il BTP, essendo nel trading, nella voce trading, nella voce degli asset patrimoniali, i BTP, i titoli italiani di queste grosse banche, evidentemente con un BTP che ti fa un rally e si porta quasi al record storico di prezzo perché i rendimenti sono andati bassissimi, evidentemente le banche beneficiano di questa plusvalenza che non è del core business, cioè non è della loro attività, ma fa parte comunque di un incremento di ricchezza che in qualche modo il mercato ne tiene conto. Ottimo Tony, grazie per la interessantissima panoramica. Nel frattempo sono arrivate diverse domande. Allora, io poi tra l'altro Tony, mentre tu facevi la tua dinamica, ho aperto un buy sul Nasdaq e speriamo che lo sciacquone non arrivi proprio oggi, quindi vediamo Il se... buy è pericoloso, cosa hai fatto? Il superamento. Pericolosissimo, pericolosissimo il buy, lo ammetto però. Sites No, abbastanza metti ridicola. il tuo stop, metti il tuo stop a 42, 44 ci puoi arrivare, può fare anche 9,50, per carità. Per carità. Vediamo, allora, se ho un po' di domande. Sì. Allora, cerco di magari farti qualche domanda su argomenti che non hai già trattato. Allora, Roberto intanto ti saluta e ti chiede cosa ne pensi di un euro in parità con il dollaro, anche se anche la sterlina sembra puntare a un pareggio con il dollaro. Lo ritieni possibile? Oddio, allora andiamo a vedere. Oddio, la sterlina in pareggio col dollaro. La sterlina in pareggio col dollaro. Ci guardo, ci guardo. Mi sembra tanta roba, cioè è un progetto pluriennale, pluriennale, perché la sterlina con il dollaro, il cable, siamo, quant'è la coda? 1,2941, no? Per cui vede 1 a 1. Oddio, ma guarda, mai dire mai in finanza, però guarda, potrei dire questo. Come disegno teorico ci sta, perché lui dice, ed è possibile, questi inglesi un po' strani escono fuori dall'Europa, magari non chiudono accordi commerciali precisi, vanno un po' in difficoltà. Avranno più difficoltà a esportare la loro merce, pagheranno un po' più caro la moda, vanno un pochettino in recessione, il livello dell'economia premia o penalizza anche il cambio, loro avranno bisogno di svalutare per essere più competitivi, visto che c'è questa qui, la sterlina non mi piace. Il dollaro è che la sterlina possa teoricamente perdere qualche figura, ci sta. Il dollaro c'è Trump. Cioè, il dollaro c'è tutto questo impazzimento che c'è adesso con tutte le borse che salgono con qualsiasi notizia che viene a pensare, ma se non c'era il coronavirus, cosa sarebbe successo? Probabilmente la stessa cosa, sarebbe sempre andato in euforia più o meno a stessi livelli perché queste robe qui vengono completamente snobbate. Questa è la mia idea. Forse anche qualcosina di più, sarebbero andate ancora forse qualcosina meno. Ma il dollaro è una moneta che viene rivalutata, diciamo, in questo momento per mancanza di avversari. Io dico così, per mancanza di avversari. Perché? Perché tra tutti i governatori delle banche c'è un tirare a svalutare la propria moneta. Contentissimo era Draghi quando l'euro
poteva perdere qualche cosa. Contentissimo sarà Christine Lagarde. Contentissimo è anche il Regno Unito, l'abbiamo già visto. Almeno le borse festeggiavano ogni figura che perdeva il cable. Contentissimi sono un po' tutti. Ecco, Trump non abbiamo visto che tutela un po', tutela molto il cambio, cioè veramente lui adesso un po' gli rode, perché se andiamo a leggere il prossimo discorso sul cambio dirà: qui ci stanno fregando tutti, fanno tutti delle politiche qui spaventose, la Lagarde sbaglia, gli inglesi sbagliano, il dollaro varrebbe molto ma molto di meno, l'ha già fatto tutto l'anno scorso. Quindi un bel momento andrà da Powell, o un bel momento deciderà, forzerà, farà in modo di svalutarlo o tentare almeno di svalutarlo. Ecco perché non credo, almeno che ci sia, finché ci sia Trump alla parità. È un po' una cosa che dico, però sai, giustamente in questo momento stiamo bucando dei valori abbastanza nuovi, perché sotto 1,9 e queste zone qui sono veramente valori di massimi del dollaro da tanto tempo. Addirittura si potrebbe andare a vedere quel famoso gap Macron che è 1,75, mi sembra, qualcosa del genere, dell'aprile del 2017, che è un gap che fece incredibilmente la forza del euro, che si disancorò da 1,4, 1,5, 1,5,5, era sempre 1,3, 1,4, 1,5, e con la vittoria e la sconfitta della Le Pen, che c'era questa paura della disgregazione dell'Europa e del sovranismo, per cui la disgregazione dell'euro, quando la Le Pen fu sconfitta sonoramente al primo turno da Macron, l'euro balzò di 2-3 figure nel giro di pochi istanti, e da qui il nome Gap Macron, per cui c'è questo fatto qui. Personalmente io ovviamente non so mai qual è la risposta, però posso dire che secondo me Trump le farà di ogni per evitare la parità con l'euro e di conseguenza anche la parità con la sterlina. Parità con la sterlina è veramente, bisognerebbe vedere delle cose incredibili, o è alla portata non da qui a meno di 2 anni. Ecco, col dollaro invece può esserci anche quest'estate, per carità. Allora, per vedere una parità dovremmo avere uno sfascio dell'economia europea molto importante, e la Germania sembra fare dire un po' così, almeno per quello che riguarda la manifattura. L'Italia è avviata male, anche l'Italia, la Francia insomma un po' meglio, perché va in deficit spending, perché i gilet gialli gli hanno fatto spendere di più, a Macron è una grande forza dell'economia americana, senza che con Powell che si oppone giustamente, a mio avviso, a Trump, dice: con questa economia cosa stiamo ad abbassare i tassi? Ecco, questa è la mia view, però quello che faranno io non riesco a vederlo tra i grafici, ma ve lo spiego come piace spiegarmelo a me. Sia Roberto che Alessandra hanno scritto lo stesso commento sul discorso del cable, che per la parità col dollaro, perché ritengono che con la Brexit, visto che il Regno Unito sarà un nuovo terreno fertile per i paradisi fiscali, si potrebbe appunto avere questo scenario di pareggio proprio perché verrebbe considerato come, diciamo, un nuovo paradiso fiscale. Direi che è comunque ancora un work in progress, quindi vediamo un po' di capire bene poi come si muoveranno anche a livello fiscale, di legislazione e quant'altro. È possibile, sono scenari che vengono decisi, appunto, può essere il paradiso fiscale, magari il governatore della Banca d'Inghilterra decide di fare un QE importantissimo per far dispetto, perché l'economia è in crisi. Cioè, sono scenari potenzialmente plausibili, ecco, diciamo così. Però dal mio punto di vista ovviamente devo avere cautela, perché sono scenari dove a indovinarli puoi fare un sacco di soldi, ecco, tutto qui.
Alessandra, diciamo che oggi il focus lo vedo in chat un po' più sulle valute. Alessandra dice che forse la parità è con il franco. Quindi sicuramente ti riferisci al USD-CHF, perché anche, però anche euro-dollaro, scusate, euro-franco in realtà si trova a 1,07, 1,07, mentre il dollaro contro il franco svizzero è 0,97,65. Diciamo che lo scenario qui di parità è un po' più plausibile, sono tre figure rispetto, diciamo, alle altre valute. Tony, vuoi aggiungere qualcosa sul franco? Su franco svizzero mi capitava, adesso ci vedo meno, di andare in Svizzera. È comune avere addirittura St. Moritz, c'era un periodo che costano circa uguale, e per gli americani, quando il franco valeva un po' di più, quando il franco valeva un po' di più, adesso vale un po' più il dollaro, per cui sì. Vale 1,7, no, vale ancora di più. Chiedo scusa. Dunque, lo guardo, euro contro franco 1,07, per cui invece col dollaro 1,09, per cui vale di più il franco svizzero. Ecco, a 97 centesimi. Sì, ecco, in Svizzera, nei posti turistici, vogliono catalizzare l'attenzione degli americani e molto spesso se ne fregano anche con la carta di credito, fanno un dollaro, un franco. Per cui fanno un 2-3% di sconto perché c'è questa differenza qui. Per cui la parità col franco e l'America è quasi storica, diciamo, è qualche anno che sono vicini, 0,98, 0,99, 1, eccetera. Tutto qui, no, volevo aggiungere solo questo, per cui che si arrivi alla parità tra franco svizzero e dollaro, l'hanno già fatta milioni di volte, si scambiano di valore, a volte 1,01. Pelo più forte il franco, a volte un pelo più forte il dollaro, ma sono sempre stati lì da un po' di tempo. Esatto, il discorso sul fatto che già io vivendo a Ginevra già vedo che comunque, diciamo, i commercianti fanno un po' quello che vogliono sulla parità, quindi già applicano quei costi. Allora, altre domande? Allora, dov'era una domanda sul petrolio, se non sbaglio, di Andrea. Come vedi il petrolio, Tony? Ma caro Andrea, il petrolio adesso è mosso essenzialmente da due fattori. Un fattore è un fattore che non possiamo mai avere sotto controllo, cioè il fattore, diciamo, geopolitico è che può in ogni momento farlo rialzare, per cui basterebbe almeno la speculazione, prova a comprare il petrolio. Quando paesi produttori di un certo rilievo vanno in crisi o vanno in conflittualità o effettivamente rischiano appunto la produzione di petrolio a scendere. Abbiamo visto alcuni esempi anche l'anno scorso, abbiamo visto, vi ricordate, i droni che andarono a distruggere i pozzi petroliferi in Arabia Saudita, abbiamo visto il Venezuela che è il quarto o quinto produttore al mondo, per cui il Venezuela è molto importante col petrolio in crisi che non riuscì a produrlo, abbiamo visto la Libia che non conta tantissimo perché di petrolio ne fa tanto, ma il paese è relativamente come insomma sarà al 20º posto, ecco, come produzione. Però ecco, abbiamo che quando c'era una crisi tendenzialmente il petrolio saliva. Non essendo state tutte queste crisi durate poche ore, perché alla fine Libia, Haftar che chiude i pozzi contro El Sarraj, sembrava tutto, non se ne parla più. Ci sarà sta guerra, però non se ne parla più dal punto di vista del prezzo di petrolio, non se ne risente più. Non parliamo della guerra Iran. Generale Soleimani, America, distruzione delle ambasciate, tutte quelle storie lì, delle basi, se ne parla più. Del Venezuela se ne parla più. Non se ne parla più. E quindi, ciao. E quindi fisiologicamente questo petrolio non ha più interessi e sgocciola. E sgocciola. Indubbiamente però l'area 50 euro
è tornata a essere un'area di valore intrinseco corretta, a mio avviso. Cioè il petrolio, lo dicevo anche stamattina, ha un valore inferiore degli altri anni, progressivamente inferiore, progressivamente, ma questo lo dico da sempre, chi mi segue da 4 anni che sul petrolio grosso modo dico, va in obsolescenza, perché? Perché di petrolio si pensava ce ne fosse tantissimo, pochissimo, che dovesse finire quando io ero ragazzino e non finisce mai. Addirittura si è scoperto lo shale oil in tutto il mondo, non è che ce l'hanno solo gli americani, anzi, ne hanno tantissimi in Cina, ne hanno tantissimi in Russia più che in America, e ce n'è. Si riusciva prima, il problema era che prima il petrolio con lo shale oil, gli scisti, la frantumazione degli scisti bituminosi, dovevi spendere 60 dollari, 50 dollari o anche 60 per fare un barile. Adesso ne spendi anche 30 o 25 e quindi ne hai tanto di più, visto che il petrolio costa ben di più di 25. E quindi c'è Trump che ha fatto una politica importantissima già da 4 anni per cercare di sfruttare il più possibile il petrolio americano, tanto è vero che sono leader mondiali di produzione di petrolio, non solo, sono esportatori, cioè gli americani, gli statunitensi, più grosso paese al mondo, più grosso consumatore di petrolio al mondo, sono esportatori netti di petrolio. Quindi, concetto petrolio, mettiamoci in testa in questo momento, un po' come io lo paragono alla Telecom, ha voglia di parlare, ma è un qualcosa di obsoleto, è un oggetto che se non succedono stravolgimenti geopolitici o guerre, come era su, perché andò a 100 dollari nel gennaio del 2016, credo, il petrolio. No, a 100, a 90, insomma, scusate, perché andò a 20, a 24? Andò a 24 nel gennaio del 2016 perché gli arabi lo vollero buttare giù più possibile per cercare di insaccare gli americani che avevano scoperto lo shale oil, che era un nuovo processo per estrarre il petrolio, ma costava 60-70 dollari al barile. Se loro buttavano giù il petrolio a prezzi ridicoli, 30 dollari, 25, quello che c'è stato, ecco che fallivano tutte le imprese americane che avevano investito nel shale oil. Capite come cambia il prezzo del petrolio? Improvvisamente gli arabi non ce la facevano più a tenere quel prezzo lì, lo hanno aumentato. Nello stesso tempo, gli americani hanno imparato delle tecniche per produrre il petrolio a molti meno dollari al barile, e quindi la produzione è enorme. Quindi, in questo, e poi ci sono le auto elettriche, via via in progressione, sistemi alternativi dell'energia e utilizzazione di nuovi comodi. Per cui il petrolio è destinato in questo momento, in questo periodo, a essere come una commodity obsoleta, perché viene utilizzata in meno strategico di qualche anno fa. È un dato di fatto. Quindi non abituiamoci, tipo l'ENI era 30 euro quando io cominciavo a operare trading line, 31, 30, 28, 27, 25, 24, 20, 15, e adesso non tieni 13. Non abituiamoci al fatto che l'ENI costava 30 e quindi paga il dividendo e tutta questa storia qui, perché l'ENI è legato un po' al petrolio, che è un prodotto che va meno di moda e i mercati ne vogliono meno. Quanto durerà questa storia? Non lo so. Forse poi si rivaluterà per altri motivi. Però adesso, come adesso, il petrolio credo che è a 50, 52, 53, insomma, in area 50, 51 dollari abbia un valore corretto. Quindi gli spostamenti verranno dati. Se c'è qualche evento, qualche manifestazione dell'OPEC, qualche riunione che vuole diminuire la produzione, aumenta il prezzo del petrolio. Basta. B, diminuisce qualora la Cina rallenti davvero. E in questo caso il petrolio comincia a scendere perché la Cina è un importatore netto, neanche la Cina, però è un grossissimo consumatore di petrolio, e quindi al calare della domanda della Cina, evidentemente il petrolio avrebbe meno importanza. Ok, e a proposito di Eni, Luigi ti chiede: con il prossimo cambio dell'amministratore delegato dovrebbe spostarsi di più sulle fonti rinnovabili? Bravo, 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 bella questo. Ecco, io, voi sapete che ho scelto per
nell'altra professione che faccio, insomma, con Fontobel ho scelto un certificato sull'Enel perché mi sembrava molto più orientato, questo l'ho fatto 5 mesi fa, a un qualche cosa che potesse essere attuale, per cui recupero dell'energia circolare, l'energia circolare, li vedete, andate su motori di ricerca e vedete cos'è questo, le fonti rinnovabili, è un qualche cosa di più moderno, ecco, e quindi non so se Descalzi, poveretto, non ci abbia pensato, però una novità è un nuovo amministratore delegato che comincia a pensare a delle alternative importanti di una società importantissima per l'Italia come l'ENI, e effettivamente potrebbe anche portare l'ENI a dei valori come ha fatto l'Enel. L'Enel costa 4 euro, 4 euro e mezzo, non si muoveva lì fino a un anno e mezzo fa, adesso è raddoppiato. Per cui, certo, mai dire mai, però il concetto petrolio è un po' obsoleto. Perfetto, Tony. Allora, ci sono altre domande che però non riesco a fare perché il tempo è scaduto, però lunedì siamo nuovamente qui. Tony, giusto una battuta, so che tu non sei un amante dell'analisi tecnica perché Comincio a seguirla, poi se dico la mia, comunque dimmelo. Saverio ti chiede che medie e indicatori consigli di usare. Quindi ti fa No, proprio questa domanda qua. no, 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 Quindi probabilmente Sergio, no, non non è che non ti... voglio, proprio non so, media, lo so che cos'è, media mobile, immagino, 3, lo so, però Però non non è usi alcun indicatore su. l'incrocio della 200, ma sono cose che ho sentito, ma io non le uso, per cui l'indicatore invece quello non lo so cosa sia. Cioè io, se mi dici cos'è un indicatore, boh, scusate, non lo so. Ma non vuol dire, saranno bravissimi questi indicatori, però io ho un'ignoranza sotto questo aspetto, cioè se uno vede il webinar, se lo risente, il mio skill è più orientato a questi tipi di ragionamenti, che per carità Sull'analisi fondamentale, non quindi vuol proprio. dire assolutamente che siano migliori di altri, io ho questa specializzazione di cercare di spiegare i movimenti, a volte ho delle belle intuizioni, a volte faccio delle porcherie come tutti. E quello che posso consigliare in finale è che ovviamente io dirò una cosa che diranno tutti: io è vero che l'ultimo lunedì dove aprì il rosso e poi aperto Verdone, però se ci passiamo tutti un bel weekend flat è una cosa che non è da me perché io sono un battagliero, o magari con uno shortino leggero è meglio che rimanere in posizione, perché 2 giorni, 2 giorni e mezzo di mercato, uno sta flat se può, insomma, di andare a sperare il gap up, non lasciamoci ingolosire da questo meno 0,20, che sembra sembrano occasioni ghiotte, e in effetti è stato anche bravo Giuseppe, che meno male se la sta cavando con Nasdaq, che combatte per rimanere, andare sui valori di ieri, è lì che combatte, anche il film. Tutto sommato gli do un voto positivo perché tutto sommato non è salita, però sta consolidando abbastanza bene. Però insomma, di andare con dei fib long, boh, io me la goderei questo weekend. Ci vediamo a Sanremo. Esatto. Siamo tranquilli e poi lunedì ripartiamo qui alle 8:45, siamo nuovamente qui con Esatto. Daniele, quindi e 45 di lunedì vi prometto vedremo qualche. se ci sono delle Oggi ho aperture. fatto un po'. Tanto le nostre lezioni sono, ne facciamo così tante, ne abbiamo già fatte 24, questa è la guerra, ne ho già fatte 28 con TICMIL. Più oggi ho fatto tre quarti della Long Vision, insomma, e cerco sempre ogni volta, in queste giornate qui ho preferito fare dell'analisi fondamentale, dei discorsi di logica, che se uno apprezza, secondo me, se li riascolta e se li impara, non gli fa male. Non crede di aver detto delle grosse idiozie, e parlare di operatività, prendi qui, rompi qui, quelli, il venerdì pomeriggio, in questa situazione strana di virus, io ho qui Sky sempre aperto, 30.000, 31.000, 35.000, fabbriche che chiudono, ancora fabbriche, primo morto in Italia, cioè c'è tutto una serie di considerazioni che al di fuori, che magari è giusto che la borsa non c'entra niente, non mi lasciano
tranquillo, cioè mi sembra tutto Borotalco, diceva un mio amico, tutto Borotalco è l'esempio Tesla, è l'esempio Tesla. È un esempio importante perché la Tesla non è un titolino scappato, non è la Bion Tesla, non è la Bion. Tesla capitalizza 160-170 miliardi, per cui tre volte l'Enel capitalizzava. Adesso non so come va Tesla, non l'ho guardato oggi, però vado a vederlo. Tesla. Vado a vederlo. L'esempio Tesla può essere. Vediamo se in chat anche No. qualcuno lo sta seguendo. 1%, 1%, 742 meno 0,86. Però insomma, 7,43, esatto, meno 0,69 al momento. invece qui oggi non si sa dove era, può anche tranquillamente recuperare tutto, può recuperare altri 30-40 punti, recupera tutto. Spesso e volentieri venerdì l'ha fatto, può ritornare sui valori così. Mi sembra che era più scoppiettante la volatilità prima, adesso mi sembra che sia un po' calmato. Il FIB sta recuperando quasi i valori di parità, siamo sull'invariato, un po' più debole la Germania, ma la Germania ha avuto un dato decisamente brutto e quindi non sfrutta la forza del dollaro. Non sfrutta la forza, perché la Germania con un dollaro a 1,950 sarebbe dovuta volare. E insomma, però che siamo a 100 punti dal record storico assoluto, per cui insomma, tutto regolare, basta, dai. Perfetto Tony, grandissimo come sempre. Rispondo alla domanda di Yuri sulla registrazione. Sì, saranno disponibili nei prossimi giorni. Registratevi al canale YouTube di Tickmill perché verranno messe lì in automatico dai miei colleghi. Quindi non so, sicuramente non oggi, ma già da lunedì le vedrete disponibili. Grazie a tutti, buon weekend e ci vediamo lunedì alle 8:45. È stato un piacere, grazie a tutti, grazie.